minimi adeguati, redditi adeguati. Questi sono i pilastri, i dati fondamentali del pilastro sui diritti sociali. E noi abbiamo cercato di trasformare questi concetti in politiche concrete. Siamo stati aiutati dal vertice sociale di Porto, che è stato organizzato 3 anni fa durante la presidenza portoghese. E lì i capi di Stato e di Governo hanno stabilito un piano d'azione che include impegni sociali in varie aree per rendere l'Europa socialmente forte ed economicamente forte. Sono due facce della stessa medaglia. Avere un'economia forte, attiva, innovativa, includendo tutti, e allo stesso tempo avere dei diritti sociali, che è qualcosa che è molto vicino ai nostri valori europei. L'idea di non voler lasciare nessuno indietro e dando opportunità a tutti. Quindi, brevemente, a Porto abbiamo definito tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di far sì che tutte le persone attive permettere loro di far parte del mercato del lavoro, perché attualmente per motivi demografici ed altri ancora abbiamo una sfida, cioè la mancanza di capacità e di forza lavoro. Quindi dobbiamo aumentare la partecipazione nel mercato del lavoro. Questo riguarda il tasso di occupazione e dovremmo avere un tasso di occupazione come media europea perlomeno del 78%. L'Italia non sta andando molto bene, francamente, per quanto riguarda il tasso di occupazione. L'Italia si è impegnata a migliorare questo tasso di occupazione innalzandolo al 73%. Secondo punto, visto che la nostra economia e la nostra società ci sfida a livello delle innovazioni tecnologiche, dobbiamo rendere le nostre tecnologie più verdi introducendone di nuove in tutto il mondo, questo per le grandi e per le piccole aziende. Soprattutto le piccole non potranno sopravvivere se non saranno digitalizzate. L'abbiamo visto durante la pandemia, abbiamo visto quanto è stato importante per le piccole aziende anche introdurre la digitalizzazione per tenersi i loro clienti, per gestire il loro mercato al meglio. Ormai è fondamentale, quindi dobbiamo davvero aumentare e migliorare le capacità dei nostri cittadini. E questo è un obiettivo. Perlomeno il 60% di tutti gli adulti devono poter partecipare ad attività di formazione ogni anno. In Europa abbiamo raggiunto il 35%, siamo al di sotto dell'obiettivo del 60% e l'Italia è leggermente al di sotto di questo 35%. Quindi è una sfida per tutti noi, quello di migliorare gli sforzi per aumentare le capacità, le conoscenze, la formazione dei nostri cittadini, anche attraverso i cambiamenti tecnologici. La terza area riguarda la coesione sociale. Non avremo una buona società, non riusciremo a affrontare le minacce e i pericoli di un nuovo mondo globale, e sappiamo quello che sta accadendo non troppo lontano dai nostri confini. Ci sono guerre, pressioni, tanti problemi e discussioni per quanto riguarda i sistemi buoni, quelli democratici, rispetto ai sistemi autoritari. Ed un tema riguarda la povertà, l'esclusione. Noi siamo senz'altro un continente ricco, ma allo stesso tempo abbiamo ancora persone che sono escluse dal mercato del lavoro, escluse dalle opportunità. Abbiamo milioni di bambini in Europa che sono a rischio povertà. E questo è un pericolo per la nostra stessa prosperità, perché noi abbiamo bisogno di tutti. E la povertà esclude tanti dal mercato del lavoro, dalla conoscenza. Per questo i capi di Stato a Porto si sono fissati un obiettivo, che è quello di ridurre la povertà o il numero di persone a rischio povertà di 15 milioni in tutta Europa, che è un obiettivo modesto se consideriamo che abbiamo circa 90 milioni di persone nell'Unione Europea che sono a rischio povertà, compresi 5 milioni di bambini. E tutti noi nei nostri discorsi diciamo che i bambini sono il futuro. Ecco, e se sono il futuro, e io lo credo, dobbiamo prenderci cura di loro. Dobbiamo davvero offrir loro le giuste opportunità a livello di istruzione, di
capacità e conoscenze, di benessere, di salute. E quindi questo obiettivo di ridurre di 5 milioni i bambini poveri in Europa è, ripeto, un obiettivo modesto. Dovremmo riuscire senz'altro a raggiungerlo entro il 2030. Quindi questi sono i tre obiettivi principali. Ora, come farcela? Cosa ha fatto la Commissione per migliorare i nostri mezzi, le nostre risorse? Innanzitutto abbiamo adottato una direttiva sul salario minimo adeguato, e so che in Italia si sta parlando dell'introduzione del salario minimo, forse sono qui proprio per questo. Ecco, quello che posso dirvi è che quando è entrata in carica questa commissione, la Presidente von der Leyen, nel suo primo discorso al Parlamento europeo, ha detto una cosa molto normale in un certo senso, ma che comunque ha un significato profondo per tantissimi cittadini europei. Ha detto che il lavoro deve essere retribuito. Quindi se lavorate, se vi alzate presto ogni mattina, se avete un lavoro difficile da svolgere, dovreste avere un salario decente, adeguato. Dovreste avere un salario decente per il lavoro che svolgete. Questo è un obiettivo che tutti noi dovremmo condividere. Ci sono vari modi per ottenere questo. In alcuni paesi europei, nella maggior parte dei paesi, abbiamo un salario minimo obbligatorio per garantire che tutti i lavoratori debbano avere perlomeno un salario minimo. Bene, questo è applicabile in un certo numero di paesi. Altri ancora, compresi ad esempio i paesi nordici, anche l'Austria, anche l'Italia, in cui si usa la contrattazione collettiva. Nel pilastro dei diritti sociali, credo sia il principio 5 o 6, non ricordo mai, ci sono queste due opzioni vengono offerte. Questo non è per dire che deve essere per forza un salario minimo o per forza la contrattazione collettiva. Si possono anche fissare i salari minimi con la contrattazione collettiva. Il punto è capire cosa sono questi salari minimi e se permettono un livello di vita dignitoso o se non aumentano i divari nella società, soprattutto nelle società in cui c'è un problema enorme, cioè quello dei lavoratori poveri. Ecco, pensiamo al fatto che si lavora e nonostante questo si è poveri, non si riesce ad avere uno standard di vita decente, non si può permettere ai propri figli di avere condizioni di vita dignitose. Quindi questo è qualcosa che abbiamo cercato di gestire introducendo questa direttiva e sta ora agli Stati membri quelli trasporre la direttiva. Ecco, lo dico chiaramente dall'inizio, questo non significa che gli Stati membri saranno obbligati a introdurre un reddito minimo, un salario minimo obbligatorio. Ho avuto tante discussioni con i nostri amici nordici, soprattutto svedesi e danesi, che hanno detto il nostro mercato del lavoro si basa sulla contrattazione collettiva, il nostro mercato del lavoro si basa su sindacati e organizzazioni datoriali molto forti, e hanno fissato i giusti salari. E i nostri salari, dicono loro, ci permettono di avere dei salari dignitosi, quindi hanno escluso fin dall'inizio che avrebbero accettato l'introduzione di un salario minimo, il che va bene. Quindi questa direttiva non impone un sistema rispetto all'altro. L'obiettivo della direttiva però è quello di avere dei salari dignitosi, decenti, e questo è il nostro obiettivo da raggiungere. Ed è anche un elemento fondamentale per capire come portare le persone sul mercato del lavoro, se queste persone hanno l'impressione che pur lavorando non riescono a sbarcare il lunario. Ecco, questa è un'esperienza molto difficile che tanti hanno vissuto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, in cui è tornata l'inflazione e tante persone con il loro salario non riuscivano più a farcela perché il prezzo dell'energia o del cibo, degli alimenti è aumentato a dismisura. Anche questo è legato ai salari dignitosi, corretti. Magari dopo possiamo parlare più di questa direttiva, di cosa richiede agli Stati membri, che significato ha e come può essere trasposta. Abbiamo anche preso qualche altra iniziativa, ad esempio una raccomandazione del Consiglio
sul reddito minimo adeguato. Qui c'è stato il dibattito sul reddito di cittadinanza, lo so, riguarda le persone che non possono lavorare o che sono disoccupate per un periodo prolungato o anche solo per un periodo. Ecco, queste persone non devono essere abbandonate, devono ricevere un qualche sostegno, un qualche reddito, ma allo stesso tempo devono essere aiutati a reintegrarsi sul mercato del lavoro, se possibile. Ho parlato molto dei bambini, abbiamo lanciato la Child Guarantee, la garanzia, il sistema di garanzia per bambini vulnerabili, che è un modo per contrastare la povertà dei bambini con buoni servizi, con buoni servizi sanitari, con una buona istruzione. Questo è il senso della garanzia per i bambini, e l'Italia prende una parte relativamente alta finanziamenti del Fondo Sociale Europeo proprio per fornire questi servizi ai bambini. Infine, un'altra direttiva sulla quale stiamo lavorando, che non è ancora stata adottata, riguarda la piattaforma, la direttiva sul lavoro tramite piattaforme. Ho parlato della tecnologia e dei cambiamenti nella tecnologia, e stanno apparendo nuove forme di lavoro che si basano sugli algoritmi, su queste diverse tecnologie. Ecco, queste piattaforme si sono sviluppate molto rapidamente in tante aree. Conosciamo molto bene i rider, i driver, le persone che portano, non so, le pizze a domicilio nelle nostre città. Ci sono milioni di giovani che sulle loro biciclette o sulle loro, con le loro automobili vi portano un ordine di cibo da un punto A ad un punto B. Ecco, spesso queste persone, soprattutto giovani, non hanno alcun tipo di previdenza sociale, non hanno alcun tipo di protezione sociale, non hanno un reddito fisso e costante, spesso lo fanno perché non hanno scelta o lo fanno magari per avere un reddito in più. Ecco, se questo modello di lavoro tramite piattaforma, al quale non mi oppongo, è un nuovo modello di business che può funzionare e che può essere utile anche in risposta ad una domanda che esiste nelle nostre società. Se ad esempio vorrei ricevere una pizza a domicilio alle 11 di sera e posso ordinarla da un ristorante perché non voglio uscire di casa, va bene. Ma questo significa che io ricevo un servizio e devo anche essere pronto a pagarlo, questo servizio. Non può essere che il rider sulla bicicletta debba pagare per le mie aspettative o per i miei desideri. Quindi questa è l'equità che serve nella nostra società, e quindi i servizi vanno pagati in modo adeguato, il che significa che le persone che fanno le consegne a domicilio devono essere protette adeguatamente a livello sanitario contro gli infortuni. Sappiamo che molti di questi giovani hanno incidenti perché sono sempre di fretta. Devono anche essere della protezione, una forma di pensione per l'anzianità, per la loro anzianità, perché alla fine anche loro vorranno avere una pensione. Se non hanno mai pagato i contributi, chi è che finanzierà questa loro pensione? Dobbiamo pensare a come vengono finanziati i nostri sistemi pensionistici. E questo è un tema molto ampio, molto più ampio di quello che conosciamo adesso. Riguarda il futuro del lavoro nelle nostre società, riguarda la solidarietà delle nostre società sul tema del lavoro, sulla qualità del lavoro e su come proteggiamo le persone. Per decenni, se non secoli, abbiamo creato un certo sistema sociale con protezione per i lavoratori, al quale non possiamo rinunciare solo perché la tecnologia ci permette di inventare nuove forme di lavoro. Per questo quindi abbiamo redatto questa direttiva sul lavoro tramite piattaforme, che stabilisce che se si è un lavoratore autonomo, naturalmente bisogna rispettare le regole del lavoro autonomo. Ecco, ma molti di questi non sono lavoratori autonomi, sono di fatto dei dipendenti, e quindi se lo sono ci sono anche degli obblighi da parte datoriale. Le piattaforme non possono dire di essere soltanto degli intermediari e non dei datori di lavoro. Non è vero, sono datori e hanno quindi il dovere di rispettare i loro obblighi. Quindi vogliamo creare delle regole paritetiche in tutta Europa, con un sistema che sia
più o meno simile in tutta Europa, che possa anche introdurre concorrenza, una concorrenza equa. Perché se io sono un lavoratore autonomo, lavoro per le piattaforme, non pago i miei contributi previdenziali, ad esempio. Se sono in concorrenza con altre forme di aziende che invece quei contributi li pagano, ecco, questa è concorrenza sleale. E quindi dobbiamo davvero ristabilire equità, una concorrenza leale, equa tra i vari modelli di business. Quindi si tratta di una direttiva importante. E c'è un ulteriore elemento che vorrei citare brevemente. Naturalmente queste piattaforme operano sulla base di una gestione algoritmica. A noi interessano gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, e la piattaforma può operare solamente in questo modo, con l'IA, con gli algoritmi che scelgono il rider o l'erogatore del servizio, e l'algoritmo che misura l'efficienza di questa attività lavorativa, e gli algoritmi prima o poi dovranno decidere anche se una persona dovrà essere esclusa oppure no. È una questione economica, sociale, ma in un certo qual modo è anche una questione etica. Quindi, fino a che punto possiamo consentire alle macchine di decidere cosa deve accadere alle persone, oppure decidere quali siano i nostri diritti sociali, le nostre condizioni sociali? Quindi la direttiva introduce alcuni limiti, alcuni vincoli anche su come le macchine devono decidere. I lavoratori, mediante piattaforma, devono anche venire a conoscenza del motivo per cui la macchina ha deciso una cosa piuttosto che un'altra. Hanno diritto quindi di interloquire con qualcuno. Non è possibile parlare con un algoritmo, ma bisogna parlare con una persona umana. E quindi è una prima cornice, appunto, che serve per questi algoritmi e per l'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, e tra l'altro vi dico che questa porterà molte opportunità, molte occasioni, e quindi l'Europa non deve evitare di partecipare a questa evoluzione in un contesto globale, però dobbiamo pur sempre rispettare i nostri valori e quindi dare garanzie, dare certezze. Quindi è la prima volta che si lavora su una cornice di questo genere, su un quadro, diciamo. Non vogliamo escludere nulla e nessuno, ma vogliamo fissare alcune regole su come gli algoritmi debbano e possano funzionare. Gli algoritmi vengono utilizzati sempre più nei più svariati contesti e nelle situazioni svariate. Quindi è importante capire in che modo si potrà accettare tutto ciò. Se ne parla molto. Ora c'è un vertice a Londra sul futuro dell'intelligenza artificiale. Io non credo che lo scenario debba essere così catastrofico per cui le macchine si prenderanno il potere su tutto, però il potere di queste macchine cresce sempre più velocemente. Quando abbiamo visto lanciare ChatGPT un annetto fa circa, questi nuovi ChatGPT ora sono più efficienti e più intelligenti di quelli lanciati pochi mesi fa, e quindi hanno una forte influenza e un'ampia gamma, diciamo, di applicazioni. Allora, io terminerei qui questo mio primo intervento e possiamo passare alle domande. Io desidero ringraziarvi ancora una volta per avermi invitato, e io sono davvero lieto di avere questa occasione di scambiare con voi delle idee su queste tematiche davvero importanti. Io ritengo che ci si trovi in una situazione davvero particolare in Europa, anche per quanto riguarda le sfide geopolitiche che dobbiamo affrontare. Questo lo sapete benissimo, naturalmente, e quindi dobbiamo definire sì i nostri valori democratici, dobbiamo difendere i nostri valori umanistici, e nel fare tutto ciò dobbiamo anche tutelare il nostro modello sociale. Non possiamo abbandonare le persone quando si trovano in difficoltà, le dobbiamo aiutare sempre, e questo è fondamentale per le nostre società, è importante per avere una coesione sociale, e quindi è importante anche per garantire una sorta di identità europea. Grazie. Grazie, commissario, per il suo intervento. Ora
Passiamo alle domande. Abbiamo qualche iscritto a parlare, nello specifico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iscritti. Considerate le Gribaudo. Aspettate allora che mi segno anche Gribaudo. Va bene, iniziamo, darei circa 3 minuti a questo punto, considerate le tempistiche, circa 3 minuti a parlamentare, quindi iniziamo con la senatrice, l'onorevole De Monte, prego. Bene, grazie Presidente, benvenuto Commissario. Mi atterrò ai tempi europei, quindi forse anche al di sotto dei 3 minuti. Bene. La mia domanda riguarda diciamo la digitalizzazione, perché un tema che è sempre stato affrontato a Bruxelles è quello di come la digitalizzazione possa determinare purtroppo anche delle esclusioni lavorative di chi non è pronto appunto per questa fase. Però la mia domanda riguarda tre gap, diciamo tre limiti che purtroppo possono riguardare lo sviluppo del mondo del lavoro. Lei ha parlato delle piattaforme, ma le chiederei soprattutto post pandemia in realtà che cosa si può fare per avere un sistema armonizzato nell'ambito dello smart working, perché ogni Stato va un po' per conto suo e devo dire che anche a livello italiano, so che è un tema forse più di mercato interno, però comunque riguarda l'ambito del lavoro, e quindi come possiamo avere un sistema più armonizzato a livello europeo a questo proposito. Il secondo limite è quello della parità retributiva. Noi siamo nella fase del recepimento della direttiva molto recente, la 970 del 2023, però alcuni studi ci dicono che la parità retributiva in realtà arriverà al 2100, quindi in realtà se le aspettative con questa nuova normativa sono o meno tali da poter anticipare, come auspichiamo, questa data direi troppo lontana nel tempo. Il terzo aspetto e ultimo è quello che fa riferimento alla mobilità delle competenze dei cervelli, di cui è stata presentata la proposta al pacchetto lo scorso 15 novembre, per dirle che esistono ancora dei blocchi, addirittura a livello transfrontaliero, circa l'equipollenza dei titoli, cioè non è così automatico come si può pensare, e quindi io vengo ad esempio dalla regione nord-est, Friuli Venezia Giulia, si riscontrano dei limiti anche nei rapporti con la Slovenia, quindi questo è un problema anche dei rapporti proprio anche devo dire tra i vari stati. Quindi secondo lei cosa si può fare in questi tre ambiti per poter raggiungere una maggiore efficienza appunto dello sviluppo del mercato del lavoro e anche delle relazioni tra gli stati membri? Grazie. Allora, grazie onorevole De Monte. Do you want to answer immediately or we finish the questions? Prendiamo tutte le domande o vuole rispondere una ad una? Ne prendiamo alcune e poi posso rispondere, sì. Altrimenti rischio di non ricordare più le domande. Non troppe, quindi. Abbiamo Barzotti. Grazie Presidente. Innanzitutto ci tengo a ringraziare molto il Commissario Schmit per il suo lavoro di questi anni, per il suo impegno e per tutto quello che sta facendo per portare e dare forza ai diritti sociali in Europa e anche per quello che è stato proprio il suo lavoro sulla direttiva in materia di salario minimo all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Volevo farle tre domande. Rispetto al salario minimo, come lei ha detto e come ha ricordato, oggi inizierà il dibattito in aula e rispetto anche alle sue dichiarazioni che ha fatto nel mese di novembre in relazione al fatto che l'introduzione del salario minimo di legge e quindi statutory in Italia possa essere una soluzione preferibile rispetto a una via di contrattazione, siano sorrette dal fatto che si vada di fatto poi a legittimare una contrattazione pirata con la delega prevista invece dal governo e si vada effettivamente a ritardare con questa delega la tutela delle persone che vivono in una condizione di lavoro povero. Oltre a questo, noi come Movimento 5 Stelle riteniamo che la delega sia uno strumento totalmente errato
nel momento in cui non va ad introdurre proprio la soglia legale, perché non sia un intervento efficace, dato che in tutti questi anni la contrattazione da sola non è riuscita a rispondere alle esigenze del lavoro povero. E questo per quanto riguarda il salario minimo, e quindi una sua opinione su questo. Poi volevo farle una domanda sull'intelligenza artificiale e sul lavoro tramite piattaforma. Rispetto a questo, lei ha fatto riferimento all'imprenditorialità all'interno delle piattaforme digitali. Noi riteniamo che l'imprenditoria all'interno delle piattaforme, spesso e volentieri, soprattutto i piccoli imprenditori, di fatto si trovano in una condizione prima sociale e poi economica di dipendenza nei confronti delle piattaforme. E quindi ci chiediamo se l'iniziativa dell'Unione Europea non debba essere più incisiva per governare le fragilità e le tutele di cui queste persone necessitano, proprio perché si trovano in questa condizione di dipendenza. Grazie. Grazie. Abbiamo collega Murelli. Grazie Presidente, benvenuto al Commissario Schmidt. La ringrazio perché nella sua introduzione ha parlato anche della transizione ecologica e della transizione digitale. Allora, considerando che il 90% del nostro mercato è formato da piccole e medie imprese, non solo in Italia ma anche in Europa, chiedo se invece sono stati calcolati i costi che queste aziende devono subire, le piccole e medie imprese, per sopportare i costi verso la transizione ecologica e la digital transition. Non voglio dire che non lo devono fare, perché naturalmente è corretto passare a questa transizione ecologica, ma sicuramente imporre dei tempi e delle limitazioni a soprattutto le piccole e medie imprese diventa preoccupante, anche in particolare riguardo alla cyber security. Diventa ancora più importante se consideriamo le piccole e medie imprese nella competizione europea, e questo mi riferisco al mercato del lavoro, perché molto spesso loro si trovano in competizione con altre aziende che hanno sicuramente un sistema fiscale, un sistema di costi salariali sicuramente più bassi rispetto, per esempio, dall'Italia rispetto ad altri paesi europei. Quindi questo dumping fiscale, questo dumping salariale crea una competizione molto forte in Europa. Pensa quindi che la proposta di salario minimo possa andare anche a colmare, a risolvere questo tipo di problema. Per quanto riguarda invece il lavoro su piattaforma, sono assolutamente d'accordo che si vada direttamente a togliere quella che è la fair competition tra le piattaforme, in modo tale che ci sia un business model uguale e si facciano concorrenza sui tipi di servizi offerti e sulla qualità. Però una domanda ce la dobbiamo fare: dove pagano la social security e anche il sistema di pensione di questi dipendenti, queste piattaforme di cui non sanno nemmeno dove pagare le tasse in Europa? L'ultima domanda riguarda anche la mobilitazione delle competenze dei talenti, perché, come diceva la collega De Monte, ci sono dei problemi di equipollenza dei titoli, specialmente nei dottorati, anche per esempio oltre a quello che menzionava lei, tra Italia e Spagna. Quindi sicuramente bisogna avere la mobilitazione delle competenze dei talenti, ma bisogna anche riconoscere quelli che sono i titoli di studio in tutta Europa sicuramente. Ultimo problema riguarda il sistema pensionistico, il sistema di social security, sicurezza sociale di questi tra i paesi, in modo tale che siano riconosciuti allo stesso livello e non ci siano problemi poi di tassazione tra i diversi paesi. Grazie. Allora, grazie alla collega. Prego, prego. Grazie. Sì, rispondo ora, altrimenti rischio di dimenticare le domande. Il microfono, per cortesia. And work. Allora, sulla digitalizzazione e il lavoro. Sì, la direttiva sulle piattaforme naturalmente è un primo passo importante volto ad armonizzare le regole di base di questo tipo di economia, la gig economia, la chiamiamo così, che viene anche internazionalizzata chiaramente, perché abbiamo sempre più piattaforme internazionali sulle quali le persone lavorano, pertanto servono le regole. Regole europee sì, ma probabilmente servono anche delle regole internazionali. Quindi
Io sono in contatto con il direttore generale dell'ILO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e quindi ci sarà una conferenza proprio sul tema delle regole internazionali per le piattaforme. Quali sono i diritti sociali, i diritti di questi lavoratori in termini più globali, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di standard, di norme comuni, certamente. Faccio un esempio che è legato alla digitalizzazione, e cioè il diritto di scollegarsi. Il diritto di scollegarsi, perché in fondo siamo tutti umani, non siamo robot. Noi possiamo lavorare, sì, molto, ma non possiamo lavorare a tempo indeterminato sempre, e quindi i lavoratori hanno il diritto di scollegarsi, non devono essere reperibili ogni giorno, ogni ora, ogni minuto per tutto l'anno. È impossibile, pertanto è importante avere il diritto di scollegarsi. E ci vogliono delle regole comuni, condivise, e anche delle regole ovviamente che vanno negoziate per ogni impresa, perché le imprese sono diverse tra loro. Ora c'è stato un negoziato tra le parti sociali in Europa, ma non hanno avuto successo, non sono riuscite ad arrivare ad un accordo su questo tema importante. Riguarda ovviamente anche la salute e la sicurezza dei lavoratori questo. Ora non abbiamo più tanti lavoratori perché ci sono delle carenze, e quindi dobbiamo tutelare la salute e la sicurezza di questi lavoratori. Ora la Commissione si trova di fronte a queste sfide e dobbiamo capire in che modo vogliamo riprendere questo dossier in mano. Quindi lo smart working è perfetto, e la digitalizzazione, la robotizzazione e anche l'intelligenza artificiale possono portare dei vantaggi, dei benefici, possono chiaramente ridurre tutta una serie di mansioni ripetitive in tanti ambiti lavorativi, quindi è un aspetto positivo. Però quali sono gli elementi negativi? Ci sono, ed ecco perché servono degli standard comuni in Europa. Per quanto riguarda poi il salario, parità di salario, ecco, nel Trattato di Roma, nel lontano 57, hanno stabilito un principio di pari trattamento economico per uomini e donne. Appunto nel lontano 57, quando addirittura le donne non tutte potevano aprirsi un conto corrente proprio. Le donne coniugate non potevano aprirsi un conto corrente allora, però nel Trattato di Roma vigeva il principio di parità di trattamento economico. Sono passati molti anni, in Italia siamo al 10-15% come differenza di paga, di stipendio tra uomini e donne, in altri paesi è ancora più elevata questa differenza. Qualcuno ha detto ci vorranno altri 100 anni. Io ho due figlie, posso dire alle mie figlie voi non fate ancora parte di questo mondo perché ci vogliono ancora 2 o 3 generazioni per vedere pari trattamento economico per le donne. Ma no, per carità, non posso certo dir loro questo. È per questo che la nostra Commissione è molto attenta a questo discorso della parità tra uomini e donne, e abbiamo introdotto la direttiva sulla trasparenza. Quantomeno dobbiamo sapere che cosa succede all'interno di un'azienda, perché una certa persona guadagna il 20% più di me eppure facciamo lo stesso lavoro. Se i lavori sono diversi, le mansioni sono diverse, d'accordo, però se sono le stesse dobbiamo avere parità di genere. Quindi questo è molto importante nella nostra società, ma è anche importante per il mercato del lavoro. Noi vogliamo attrarre le donne nel mercato del lavoro. Abbiamo un gap, abbiamo ancora un divario. In Italia infatti non è buona la situazione, mancano le donne nel mercato del lavoro. Quindi ci lamentiamo delle carenze, eppure lasciamo una metà in Italia, un 40% e in altri paesi molto meno della forza lavoro potenziale ai margini, e molto spesso sono persone qualificate, competenti. Le donne non lavorano per vari motivi, o perché non hanno un incentivo in termini salariali, oppure non hanno modo di avere assistenza per i figli, oppure devono scegliere un part time, sebbene vorrebbero lavorare di più, e con il part time naturalmente vengono escluse da un normale avanzamento di carriera nella propria azienda, insomma. E quindi è una direttiva importante. Sulla domanda sulla mobilità, sì, è importante avere questa mobilità all'interno dell'Europa, perché
parliamo della libera circolazione, la libera circolazione di lavoratori, di persone, e questo è legato alle competenze. Naturalmente questo è l'anno delle competenze. Noi abbiamo creato una questione centrale intorno a questo discorso delle competenze per motivi validissimi. E abbiamo detto che non sempre vengono riconosciute le competenze o le qualifiche, i titoli di studio che vengono erogati in altri stati. Alcune professioni sono ben regolamentate e il sistema funziona più o meno, dico più o meno, mentre in altri campi è molto più difficile. E quindi ci dobbiamo dare da fare. La presidenza spagnola ha spinto molto su questo tema per migliorare il riconoscimento dei titoli. E parliamo di paesi terzi, perché noi vogliamo attrarre questi talenti e queste persone con certe competenze da paesi terzi. Quindi se una persona di un paese terzo viene in Europa, cosa fare con il riconoscimento dei loro titoli, delle loro qualifiche? Vogliamo gli ingegneri dall'India e i medici non so da dove? Ebbene, noi dobbiamo avere le modalità e i meccanismi per riconoscere i loro titoli, ma questo che quello che si applica a un paese terzo deve applicarsi anche ai paesi dell'Unione Europea, e quindi ci dobbiamo dare da fare. Ora passo al salario minimo. Ho detto chiaramente che la Commissione o la direttiva non impone un salario minimo negli Stati membri, non può esserci questo obbligo, diciamo. Quindi esistono due sistemi. Anzi, vigono tre sistemi, direi. Abbiamo la contrattazione collettiva soltanto, è quello che avviene in Italia, e anche in Svezia, in Austria, in Danimarca. Forse Cipro però l'hanno abolito, ora hanno introdotto il salario minimo. E poi abbiamo l'altro modello, quello del salario minimo più la contrattazione collettiva. Non è una scelta. Non è una scelta, e su questo voglio essere davvero chiaro, non è una scelta tra la contrattazione collettiva o salario minimo, no, è una scelta di adottare la contrattazione e il salario minimo. E perché entrambi? Perché se vi trovate in una situazione in cui la contrattazione collettiva non funziona bene, o perché molte persone non sono coperte da questi accordi collettivi, ecco, e non mi pare che sia questo il caso dell'Italia, oppure la contrattazione collettiva non porta dei buoni risultati perché vi sono degli squilibri tra le parti sociali nell'ambito negoziale, e quindi non abbiamo una situazione come in Austria, dove abbiamo una grande confederazione sindacale che negozia con i datori di lavoro e quindi arrivano a degli accordi in vari settori, come per esempio anche in Svezia. Ecco, quando non è possibile questo, allora si può arrivare ad una situazione in cui, malgrado una vasta copertura di accordi collettivi, i salari sono molto bassi. E quindi cosa fare in questi casi? Vi sono due soluzioni. O si lavora seriamente sul sistema di contrattazione collettiva per migliorarlo. Lo potete fare? Non lo so. E quindi io vi do semplicemente le opzioni che avete. Voi dovete migliorare il sistema di contrattazione collettiva. I sindacati ci sono su tutti i settori, come lavorano, come vengono svolti i negoziati, sono svolti a livello regolare oppure a livello periodico, oppure il contratto vale per 10 anni, ma se poi arriva l'inflazione, magari in un solo anno il risultato conseguito con l'accordo collettivo viene perso. E quindi questo è quello che succede con la contrattazione. Dovete verificare il vostro sistema. Se non funziona bene, potete avere molte persone in povertà, nonostante lavorino. E questo è un obiettivo importante nella vostra società. Dovete dare delle garanzie. E poi dovete anche abbinare eventualmente la contrattazione. E tra l'altro nella direttiva si pensa alle due cose, cioè alla contrattazione collettiva, e diciamo che gli Stati membri con i partner, le parti sociali devono rafforzare la contrattazione e arrivare, se possibile, a un minimo dell'80% di copertura, oppure abbiamo un sistema in cui si determinano i salari minimi. Non in via esclusiva, ma insieme. Ecco, vi faccio un esempio della Germania. No. La Germania non aveva salario minimo fino al 2015.
E chi era contro il salario minimo in Germania? Beh, probabilmente i datori di lavoro, ma anche i sindacati si opponevano ad un salario minimo in Germania, fino a che non hanno scoperto, soprattutto dopo la riunificazione, che sempre più persone non erano coperte da accordi collettivi dignitosi e che il numero di persone con dei salari molto bassi in un'economia relativamente ricca era diventato un elemento davvero di spaccatura, di frattura. E nel 2015 è stato introdotto un salario minimo in Germania dopo un dibattito ad un livello relativamente modesto che poi è aumentato perché hanno anche creato un sistema per adeguare il salario minimo e continuano a parlarne per migliorarlo. Il che dimostra che in alcune circostanze c'è bisogno di avere un salario minimo perché la contrattazione collettiva potrebbe non essere in grado di coprire una parte sostanziale della forza lavoro e questo non va bene per l'economia, non va bene avere una grande parte dell'economia con dei salari molto bassi. Ora, il salario non riguarda soltanto l'aspetto sociale, non è soltanto un costo, come è stato detto, è anche un elemento fondamentale per l'economia che si basa sulla domanda. Se tante persone hanno salari molto bassi, ecco, queste persone non possono, non ci si può aspettare che contribuiscano ad aumentare la domanda interna. Per questo credo che bisogna bilanciare i due punti di vista e studiare la soluzione migliore per avere dei salari normali, diciamo, nel Paese. Ora, la Commissione ha fornito alcuni elementi procedurali, ma ci sono due elementi in particolare che vorrei sottolineare, sui quali vorrei insistere. Ora, non possiamo dire che il salario minimo in Europa debba essere pari a 1.000, 2.000 euro, 800 euro. Ecco, questo non è possibile e non vogliamo farlo. Sarebbe impossibile, non si può avere un unico salario minimo a livello europeo. Quello che abbiamo detto, però, è di guardare al salario medio, che può oscillare tra il 60 e il 50%. Ora, questo è un indicatore, non è una cosa da applicare alla cieca, ma è comunque un indicatore ed è una discussione che bisognerebbe avere per capire quali sono i salari, quante persone sono al di sotto del 60% del salario medio. Ecco, se il numero è grande significa che l'economia ha dei problemi. E poi c'è il tema della produttività. Un paese con salari bassi, in cui una grande parte dell'economia ha salari bassi, ed è una discussione che ho avuto con i paesi d'Europa centrale soprattutto, ed ora stanno cambiando perché hanno capito il tema. Ecco, quando si ha una grande parte dell'economia con un salario basso, ecco, questo non è una buona garanzia per avere un'economia produttiva competitiva. Perché quando si hanno salari bassi, i datori di lavoro non investono nelle tecnologie digitali, ad esempio. Magari si potrà lavorare sul mercato locale, ma se poi c'è un concorrente che investe in quel mercato, più produttivo, più competitivo, prima o poi si perderanno quote di mercato, si perderà la propria attività. Quindi dobbiamo investire nella produttività. Questo non può essere fatto se allo stesso tempo non si offrono salari migliori. Ora, so che i salari migliori vanno di pari passo con la produttività. C'è un'interazione tra produttività da un lato e capacità e lavoro più produttivo dall'altro. Venendo ora all'intelligenza artificiale, io direi che certamente va sviluppata, ma quello che è stato detto sulla subordinazione è verissimo, è proprio il tema di questa direttiva, quindi capire chi è subordinato e chi non lo è. Per quanto riguarda la transizione digitale e l'ambiente, ora sapete che la transizione green è per le piccole e medie imprese e per loro è più un'opportunità che un rischio, a patto che si investa nelle capacità e nelle nuove tecnologie offerte. Se dobbiamo ammodernare tante cose nella nostra economia e nelle nostre società,
Ecco, questo si applica soprattutto per le piccole e medie imprese. Sono queste che potranno sviluppare delle nuove tecnologie, nuovi lavori, potranno ristrutturare gli edifici, potranno installare pannelli solari. Questo non riguarda le grandi aziende, magari riguarda la produzione, ma questo è un altro tema. L'industria in questo settore è importantissima. Ma a livello di applicazione vera e propria, questo riguarda le piccole e medie imprese. E credo che qui naturalmente dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese affinché possano affrontare queste nuove sfide, offrendo formazione ai loro dipendenti, aiutandoli ad adeguarsi a questa transizione. E a questi cambiamenti. Venendo alla mobilità e ai talenti, ne ho già parlato. Per quanto riguarda i sistemi pensionistici, il welfare, abbiamo tanti sistemi pensionistici diversi in tutta Europa. Non dobbiamo magari lavorare per armonizzare ogni sistema pensionistico. Quello che dobbiamo fare è garantire che ogni sistema abbia un sistema pensionistico che sia finanziariamente sostenibile, perché altrimenti le future generazioni non avranno mai una pensione decente, ma deve anche essere un sistema pensionistico adeguato, per cui i pensionati hanno uno standard di vita decente, dignitoso. Questo è il nostro obbligo sociale, questo riguarda la solidarietà intergenerazionale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo 7 interventi. Allora vi prego di essere abbastanza brevi, quindi raggruppiamo a questo punto le ultime 6 o 7 domande. It's better to group several several questions together. We can contrast the time. Possiamo prenderne 6 o 7 insieme, anche perché molti dei temi sono citati varie volte. Vado in ordine, vado a citare senatrice Pellegrino, onorevole Carotenuto, senatore Zullo, dopodiché c'è l'onorevole Scotto, Gribaudo, la senatrice Camusso e mi pare basta per adesso. E il presidente Terzi di Sant'Agata e il presidente Vigna. Pellegrino, vi prego la tempistica. Sì, grazie Presidente Rizzetto, grazie Dottor Schmidt per la esaustiva spiegazione che ci ha dato prima. E il tema secondo me non è soltanto ragionare sul salario minimo, ma anche su, ad esempio, la riconversione professionale, che è un tema che può sicuramente dare una migliore aspettativa lavorativa e che secondo me è urgente trattare anche in seguito alle conseguenze, opportunità o rischi che ci può dare l'intelligenza artificiale. Quindi in merito a questo volevo chiedere se si sta lavorando proprio per promuovere una migliore e maggiore riconversione professionale anche e soprattutto in campo dell'intelligenza artificiale e se in generale si intende promuovere un'adeguata formazione e specializzazione proprio del personale in merito all'evoluzione che stiamo tuttora studiando e che lei ci ha raccontato in precedenza. Grazie. Grazie senatrice Pellegrini anche per il rispetto precisissimo dei tempi. Abbiamo l'onorevole Carotenuto. Sì, grazie per la relazione, veramente molto interessante. Volevo domandarle, visto che la maggioranza di governo qui sta per approvare un testo che punta al criterio della maggiore applicazione dei contratti, con il rischio di una legalizzazione di fatto dei cosiddetti contratti pirata, ci domandiamo se non si prefiguri una violazione del diritto dell'Unione Europea, stante che questo testo non provvede a una tutela del livello generale di protezione già offerto ai lavoratori negli Stati membri, non istituisce le necessarie procedure per la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi con cadenza almeno biennale e non dispone un aumento della copertura della contrattazione collettiva sino ad arrivare all'80%, posto che la determinazione del salario minimo resterebbe affidata alla contrattazione medesima. Infine vorrei domandare se una soglia al di sotto dei 9 euro l'ora, che in questo paese è quella che consente a chi lavora a tempo pieno di superare la soglia di povertà, sarebbe compatibile appunto con la direttiva europea, a maggior ragione dal momento che uno strumento come il reddito di cittadinanza, che forniva un supporto economico, diciamo colmava il gap tra, che appunto riusciva a consentire, che
per consentire a chi era sotto soglia, nonostante lavorasse, di raggiungere almeno la soglia che l'Istat aveva calcolato come calcola, anzi come soglia di povertà, è stato tolto questo meccanismo. E in più lei ha dedicato buona parte del suo intervento alla povertà. Ecco, io mi le chiedo che cosa ritiene riguardo alle sperimentazioni fatte in Europa, ma non solo in Europa, a proposito del reddito minimo universale. E infine, se non ritenga necessario frenare la distanza degli stipendi all'interno delle aziende e magari il dumping salariale all'interno della stessa Unione Europea. Grazie. Grazie collega Carotenuto. Abbiamo la collega Gribaudo. Grazie Presidente, grazie Commissario Schmidt. Io in realtà mi concentro sull'aspetto che lei ha toccato, cioè la povertà educativa infantile. Per la verità nel nostro paese, come lei sa bene, non va meglio se si è giovani e per i giovani italiani, nel senso che continuiamo ad avere il triste primato di essere coloro che hanno il maggior numero di NEET, cioè di ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano, e da questo punto di vista è un record ancora imbattuto. Le domando dunque se a livello europeo non si debba forse intervenire in modo più forte sul tema della formazione, tema che lei ha toccato, probabilmente tenendo insieme il tema reddituale, un sostegno al reddito e una formazione portatile, personalizzata e come dire, usufruibile a livello più forte, a livello europeo, e soprattutto se non si possa intervenire in maniera più forte anche sul tema del precariato a tutela dei giovani, proprio per invertire la tendenza demografica, che è soprattutto italiana ma non sola, e per il collasso dei sistemi di welfare. Grazie. Grazie collega Scotto. Collega Camusso. Bene. Grazie Presidente. Grazie al commissario Schmidt delle sue parole, delle sue informazioni. Io vorrei provare ad approfondire due temi. Uno, se l'obiettivo fondamentale di questa stagione sono rispettivamente la transizione ambientale e la transizione digitale, questo sappiamo bene che ha degli effetti sia in termini di necessità di formazione e riconversione, sia in termini di occupazione per le persone. E quindi se ragionamenti che avevano dato vita allo strumento come SURE, che poi è stato molto utilizzato durante la pandemia, e i ragionamenti che si erano avviati rispetto ad avere una forma di protezione, di disoccupazione, di copertura rispetto alla disoccupazione in termini europei, è come dire, iniziativa che va avanti e trova una sua traduzione, oppure quali sono gli strumenti che la stessa Commissione europea, definendo la prossima stagione una stagione di transizione, si immagina di utilizzare. La seconda domanda riguarda il tema intelligenza artificiale e piattaforme digitali. La direttiva sulle piattaforme giustamente si occupa di un tema che sono quello dei diritti dei lavoratori rispetto a un interlocutore che si presenta come intermediario essendo invece un datore di lavoro. Su questo non c'è dubbio, però c'è un tema ulteriore che è quello che comunque gli algoritmi sono utilizzati per regolare le condizioni di lavoro anche laddove le parti datoriali sono esplicitamente visibili. Penso per esempio a quello che succede tutta la grande distribuzione rispetto agli orari, alle modalità con cui si sceglie di assumere a tempo pieno o a part time. Sono cose molto spesso regolate sulla base degli algoritmi dell'affluenza clienti e non più come dire, nell'ambito delle relazioni sindacali e del rapporto tra un datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. Allora io mi domando perché, mentre abbiamo giustamente un regolamento europeo che sul piano della concorrenza e del divieto di fare sleale concorrenza permette di accedere alla fonte dell'algoritmo e quindi come dire, di intervenire rispetto ai temi del segreto industriale, questo non avvenga rispetto ai lavoratori, le condizioni di lavoro e la contrattazione. Perché se noi non permettiamo di
di accedere alle fonti dei modelli regolatori del lavoro, anche quello che lei giustamente ricordava, cioè che si può avere il salario minimo o la contrattazione non come cose in contraddizione tra di loro, che la contrattazione collettiva può essere altrettanto protettiva, se noi non abbiamo la possibilità di accedere a questi meccanismi, se non ci sono strumenti che permettano di rendere disponibili alla contrattazione questi strumenti, in realtà il destino della contrattazione sarà quello di essere sempre più debole. Grazie senatrice Camusso. Abbiamo, se vuole molto brevemente, visto che sono già intervenuti due del suo gruppo, la senatrice Pirro, collegata. Sì, grazie, sarò molto veloce. Il commissario ha parlato prima di parità salariale di genere tra uomini e donne. Quello che volevo sapere è se ci sono già delle proiezioni su quei paesi che hanno introdotto, come la Spagna ad esempio recentemente, il congedo paritario tra madre e padre alla nascita di un bambino, se questo ha avuto degli impatti sull'occupazione femminile, quindi come pensiamo noi possa contribuire in questo modo a ridurre questo divario e a avvantaggiare l'occupazione femminile. Grazie. La ringrazio. Zullo, prego, senatore. Sì, Zullo. Grazie Presidente, ringrazio il commissario Smith. Io volevo parlare della continuità del lavoro per un lavoratore. Noi siamo in un lavoro che si confronta con un mondo globale, con concorrenza, competitività, e molto spesso non dà garanzia di e tutela di continuità del lavoro. Ora, quali sono le tutele per determinare una continuità del lavoro, oppure quando il lavoro si interrompe per reingegnerizzare il lavoratore e adattarlo a un nuovo compito o a una nuova attività lavorativa? Grazie senatore Zullo. Abbiamo a questo punto gli ultimi due interventi del presidente Giglio Vigna, prego. Sì, grazie. Allora, commissario, una domanda molto, molto rapida e molto precisa. C'è un dibattito europeo, nel senso che se ne parla in tutti i parlamenti e in tutti i contesti. Negli ultimi 3 anni perlomeno abbiamo visto le politiche ambientali, il pilastro ambientale passare davanti al pilastro sociale. Le ultime direttive, gli ultimi regolamenti sulla transizione verde. Il nostro paese, il nostro sistema paese e la nostra politica sta puntando invece su una transizione verde che sia socialmente sostenibile dai lavoratori, dalle imprese, e che guardi anche e che non contrasti con l'altro grande obiettivo dell'autonomia strategica dell'Europa. Noi ci stiamo liberando dal gas russo, l'Italia quest'anno 24%, il prossimo anno 0% di dipendenza dal gas russo. Se andiamo nelle braccia, nelle mani della filiera del litio cinese, è chiaro che creiamo un altro cortocircuito, questo sia dal punto di vista produttivo, sia appunto dal punto di vista dell'indipendenza strategica, visto che lei ha citato e ha parlato anche giustamente, come nel suo ruolo, di temi di geopolitica. Argomento numero 2, un uso esagerato da parte delle commissioni dei regolamenti europei, dei regolamenti al posto delle direttive, soprattutto su questi temi ambientali. In questo modo si sterilizza la possibilità degli stati nazionali di legiferare e si va anche a appiattire a livello europeo il sistema di autonomie locali, il rapporto che gli stati hanno scelto di avere con le proprie regioni. E in Italia questo è un tema abbastanza caldo, visto anche l'iter di autonomia regionale e la presenza di alcune regioni a statuto speciale nel nostro asset istituzionale. Grazie commissario.
Molto bene, dunque, last but not least, a questo punto, il senatore Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Affari Sociali, chiedo scusa, della Commissione Politica dell'Unione Europea al Senato della Repubblica. Prego. Grazie Presidente, last and least, diciamo. Innanzitutto grande interesse per l'esposizione così incisiva ad ampio raggio su una serie di tematiche ampie che riguardano un pilastro fondamentale, sono tutti fondamentali pilastri evidentemente, ma questo lo è particolarmente, il pilastro sociale, e non posso che associarmi a quanto ha detto il Presidente Giglio Vigna sugli aspetti della transizione verde. Aggiungerei la transizione digitale per i due punti che sto accennando, ma soprattutto uno che comprende anche il secondo. Il punto è la disoccupazione in Italia o la crescita dell'occupazione e in particolare quella femminile. Un tema che riguarda appunto anche, come lei giustamente ha detto, le piattaforme, la transizione digitale in particolare. Ho registrato le indicazioni statistiche che l'Italia si trova sia al punto occupazione e occupazione femminile al di sotto delle medie europee. Mi domando se questa valutazione statistica, ma che è anche e soprattutto politica, non sia comprensiva anche di quello che è avvenuto nel corso dell'ultimo anno, di un aumento degli occupati per la maggior parte al 90% a tempo indeterminato e per un 10% in altre forme, che è stata di 500.000 di unità. E in particolare un'altra considerazione che ritengo potrebbe anche essere vista in senso dinamico, di tutte le misure che sono state già adottate con leggi passate dal Parlamento e che sono peraltro su un altro piano anche ancora in fase di elaborazione, ma è chiaro che su questo l'aspetto di quantificazione dinamica è più complesso, che riguardano la famiglia, le madri, gli asili nido, il trattamento dei figli, la creazione di spazi di lavoro, di tempo e di garanzie sociali adottate nel corso sinora di questa legislatura e in programma per i prossimi mesi. Grazie. Questo, please, Commissioner Schmidt. Now, first, thank you very much for this very, very interesting. Intanto grazie per delle domande interessantissime che affrontano tanti punti e che riflettono i tanti temi che dobbiamo affrontare. Intanto torno all'idea della riconversione. La riconversione dei lavoratori è davvero un tema centrale, perché se dobbiamo affrontare dei cambiamenti strutturali delle nostre economie, c'è bisogno di una riconversione. Dobbiamo accettare il fatto che alcuni tipi di lavoro scompariranno mentre ne nasceranno di nuovi. Giusto per darvi un esempio, citato da un economista americano, secondo il quale oggi il 60% dei lavori che conosciamo, il 60% dei lavori che conosciamo attualmente non esistevano il secolo scorso, il che dimostra quanto rapidamente e quanto profondamente stiano cambiando i nostri mercati del lavoro. Ora, il problema è che spesso le transizioni sul mercato del lavoro non vanno altrettanto rapidamente rispetto alle transizioni economiche più generali. E quindi dobbiamo davvero assicurarci che le persone vengano aiutate a riconvertirsi e a tenere il passo di queste transizioni, perché le transizioni accelerano anche. Ora, io vengo da una regione siderurgica in Lussemburgo. Ecco, quello che abbiamo vissuto lì, e questo vale anche per alcune regioni italiane, è che molti dei lavoratori siderurgici, molti dei metalmeccanici, lo stesso si può anche dire per il tessile o per il settore del carbone e quant'altro, ecco, molti di questi lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro non sono stati riconvertiti. Sono stati magari prepensionati o hanno ricevuto altri tipi di sostegno. Ecco, in queste regioni colpite da questa transizione vediamo un lungo effetto
in cui il tasso di disoccupazione è rimasto elevato, non soltanto per un breve periodo, ma per un periodo lungo, per tante generazioni. Questo lo si vede in tanti luoghi d'Europa che vado a visitare e vedo le cicatrici delle precedenti transizioni, delle precedenti ristrutturazioni. Ecco, questo è l'errore che non va ripetuto. Dobbiamo pianificare sul serio la riconversione delle regioni in tutti gli Stati membri che saranno colpite da queste transizioni, con una particolare attenzione alle persone. Quindi dobbiamo davvero integrare il nuovo sviluppo delle regioni quando sappiamo che alcune attività finiranno. Ecco, ricordo di essere stato in Sardegna e l'ultima miniera di carbone in Sardegna, che poi è stata chiusa, ecco, io mi ricordo, era stato molto sorpreso dal vedere che ancora c'erano miniere di carbone in Sardegna. Ecco, e bisogna davvero considerare quello che accadrà ai lavoratori. Certo, se hanno 58 anni non potranno essere riconvertiti, ma ci sono anche lavoratori più giovani che vanno riconvertiti, che, ai quali bisogna offrire nuove possibilità. Ma la riconversione non basta al lavoratore, bisogna riconvertire tutta la regione, bisogna creare nuovi posti di lavoro, pianificare una nuova prospettiva economica per le regioni che verranno colpite dalla transizione. Ed è quello che stiamo cercando di capire. Abbiamo il fondo per l'equa conversione, per l'equa transizione, per investire in quelle regioni colpite dalla transizione. Dobbiamo investire nelle persone, ma anche nelle nuove attività, che devono andare di pari passo. E quindi credo che questa sia davvero la maggior sfida che abbiamo con la transizione verde, ma anche con le nuove tecnologie che stanno emergendo. Ora, non sappiamo ancora esattamente quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sui posti di lavoro. Secondo alcuni, alla fine della fiera nessuno dovrà più lavorare, perché le macchine faranno tutto. Questo non credo che accadrà per i prossimi decenni, ma chi può dirlo? Sicuramente ci saranno nuovi posti di lavoro legati all'intelligenza artificiale, e ci vorranno nuove capacità per poter gestire l'intelligenza artificiale. Quindi questo fa parte del concetto di riconvertire i lavoratori, che è fondamentale, e questo è il tema fondamentale da gestire e da affrontare nei prossimi anni, ed è la riconversione delle regioni, dei territori che verranno colpite dalla transizione, e le persone che lì vivono, i lavoratori che lì vivono. Questo sarà un tema davvero fondamentale. Per quanto riguarda i contratti e le soglie, come dicevo, noi non possiamo stabilire delle soglie, non possiamo dire il salario minimo in Italia deve essere X, non posso e non voglio dire che deve essere 9 euro, se la soglia di 9 euro va bene o meno, non voglio entrare in questo dibattito. Quello che posso dire è, bene, se si introduce un salario minimo in qualunque luogo, in Italia o altrove, se viene introdotto, se già esiste, ecco, quel salario minimo deve garantire un livello di vita minimo, altrimenti il salario minimo non ha alcun senso, deve poter garantire un standard di vita adeguato. Sono d'accordo, deve anche far sì che le aziende possano reggere il peso. Non si può dire bisogna introdurre un salario minimo di un certo livello e poi da un giorno all'altro ci sono aziende che non possono sopportare questo peso. Quindi è qualcosa che va bilanciato, ma innanzitutto bisogna vedere il livello generale del salario in Italia, 50-60% può essere la media, per poi vedere cosa può essere fatto anche in modo progressivo. Ho parlato della Germania prima, la Germania ha introdotto il salario minimo a un livello relativamente basso e poi piano piano lo hanno aumentato progressivamente. Credo sia una tematica davvero importante. Per quanto riguarda il livello di povertà, noi abbiamo proposto la raccomandazione sul reddito minimo. Ho seguito il dibattito in Italia, non voglio ora commentarlo. Il punto importante è che chi non può lavorare, l'importante è che loro ricevano un certo sostegno, perché non si può vivere nella povertà assoluta. Non è una soluzione questa.
E non possiamo pensare che non pagare una persona farà sì che torneranno automaticamente al lavoro. Il paese, cioè la Danimarca, è il paese che ha il sussidio di disoccupazione più elevato, però è anche un sistema molto duro, perché il sistema costringe le persone sì a ricevere i benefici, le indennità, però devono sottoporsi ad una riconversione, una riqualificazione professionale per trovare un nuovo lavoro. Quindi bisogna sempre abbinare questi concetti. Ecco, senza un'indennità non è possibile automaticamente tornare al mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro ha delle aspettative, cioè pretende che una persona abbia delle qualifiche, quindi non si può pretendere di trovare lavoro senza una riqualificazione. Allora, forse tra 40 anni con l'intelligenza artificiale che farà tutti i lavori, forse allora si potrà parlare in questi termini, però intanto questo reddito minimo incondizionale, senza condizioni, questo creerà delle divisioni nella nostra società, quando non ci sono delle condizioni, appunto. E ci sono state tanti esperimenti, ma non sono andati in porto. Quindi io sono a favore di tentare, però dobbiamo certamente sostenere le persone che si trovano in gravi difficoltà, però ci vogliono sempre delle condizioni. Allora, i giovani che non studiano, che non lavorano, sappiamo che per esempio in Germania abbiamo un alto tasso di persone così, ed è un problema certo per il mercato del lavoro, ma è anche una bomba sociale, una bomba, perché se abbiamo migliaia di giovani che non sanno cosa fare, non sono a scuola, non studiano, non lavorano, allora è una bomba ad orologeria che potrebbe esplodere da un momento all'altro. È una forma di esclusione dei giovani dalla società. Quindi ci stiamo lavorando su, e ci vuole un'iniziativa europea proprio per contrastare questo fenomeno. Abbiamo 8 milioni di NEET in Europa, di giovani che non studiano e che non lavorano. In Italia il tasso è tra i più elevati, quindi non possiamo parlare di una carenza di lavoratori e poi accettare che vi siano 8 milioni di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Non è accettabile questo, pertanto dobbiamo affrontare questa tematica subito. Per quanto riguarda la precarietà, io non credo che un lavoro precario sia migliore di nessun lavoro. È sbagliato creare questa alternativa. Ci vogliono dei lavori di qualità, con il livello di istruzione e di competenze più elevato. Questo è il futuro dei giovani. Non voglio dire che debbano passare da un lavoro precario ad un altro. Come costruire una società, una famiglia? Come creare una famiglia su queste basi così precarie? Come possiamo incoraggiare i giovani ad avere più figli? Ora, io non sono contrario, però non è possibile neanche pensare che possano avere un lavoro da una settimana all'altra, cambiarlo da una settimana all'altra. Come è possibile pensare che possano creare famiglie con figli, eccetera? Quindi la precarietà è il contrario per me della buona società e dei mercati del lavoro buoni. Ecco, sì, Sure è stata una buona esperienza, perché è stato creato il fondo per una situazione di crisi, e dobbiamo pensare a nuovi strumenti proprio per gestire queste transizioni di cui abbiamo appena parlato. E così potremo capire in che modo gestire anche le competenze delle persone, le qualifiche, perché molti di noi, molti dei nostri figli forse, attraverseranno questo momento in cui dovranno cambiare lavoro, oppure appunto prepararsi per un nuovo lavoro. Non deve essere un periodo buio della loro vita, deve essere un periodo in cui ci si sottopone a questa riconversione professionale e si viene anche pagati. Ovviamente è l'obbligo di una impresa, la precedente o la futura, che li vuole assumere, e poi chiaramente le autorità pubbliche, gli stati o le regioni devono essere coinvolte in qualche modo, e quindi dobbiamo ripensare un pochino al modo in cui dovrà funzionare il nostro mondo del lavoro in questi termini, insomma. Avrei voglia di rispondere ancora a qualche altra domanda brevemente. Sì, il pilastro sociale è un contributo davvero importante, sono d'accordo, Presidente. Aumentare l'occupazione delle donne
Io non ho mai detto che non ci siano stati progressi. Mi auguro che in tutta Europa ci siano stati, anche in Italia, e che ci siano degli sforzi profusi per avvicinare più persone al mercato del lavoro. Però ora in Europa serve una convergenza verso l'alto, una convergenza positiva. Dobbiamo contribuire affinché si possa migliorare la convergenza. Eppure ci sono ancora dei divari e dobbiamo aiutare, non dobbiamo dare colpe, dobbiamo aiutare gli Stati membri a chiudere, a colmare questi divari. Ora, a me non piace svergognare le persone, no, io voglio aiutare gli Stati membri ad affrontare le problematiche e quindi a colmare i divari esistenti. Sulla Spagna, allora sì, hanno introdotto, non ho ancora i dati, non so se questo ha avuto un impatto positivo sul divario di genere, penso di sì, dipende anche un po' da... come pensiamo, perché si pensa che le donne debbano rendersi responsabili delle cure alle famiglie, alle persone, ma tutti devono prestare cure ai figli, ai bambini e ai propri genitori, quindi è un ruolo sia di uomini che di donne, non soltanto delle donne, e quindi la nostra società deve decidere in che modo vuole essere organizzata. E poi la continuità lavorativa. Certo, l'ho detto, ci deve essere una continuità garantita, dobbiamo quindi riqualificare le persone, aggiornarli professionalmente per passare da un lavoro a un altro, sostenere i nostri lavoratori. Ieri ero in Confindustria e il 40% delle persone, quando parli con loro dell'intelligenza artificiale, dicono: allora io perderò il mio lavoro con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo far sì che non la pensino in questo modo. Magari perderai il lavoro che stai facendo in questo momento, ma vi offriremo un altro lavoro. Dobbiamo garantire loro la continuità lavorativa. Ecco, a questo punto credo di aver risposto a tutte le domande. Abbiamo forse ancora la questione sull'aspetto strategico. Quindi sì, dobbiamo eliminare i carburanti fossili, non appena possibile. Questi combustibili fossili sono dannosi per l'Europa, non soltanto dannosi per il clima, ma è importante eliminarli anche per rendere più autonoma l'Europa e in termini economici. Noi importiamo miliardi e miliardi di gas russo, che diminuisce naturalmente, ma anche di petrolio, e dobbiamo eliminare tutto questo. Sarebbe positivo per l'economia europea, ma per far ciò dobbiamo operare bene la nostra transizione. E per quanto riguarda poi gli altri materiali strategici, dobbiamo pensare anche a questi. E infatti la Commissione ha adottato un atto sui materiali strategici, perché sappiamo che esiste il litium, no? Il litio, ne avete parlato, e anche altri che sono principalmente controllati dai cinesi, ma dobbiamo cambiare la situazione, dobbiamo quantomeno diminuire la nostra dipendenza dalla Cina su questo, per queste materie strategiche. Poi si è parlato della regolazione dell'inflazione. Considerando la trasformazione in atto, ci vuole una cornice molto nitida per operare, ci vogliono regole uguali per tutti, ma per attuare la transizione dobbiamo essere flessibili, dobbiamo capirne le conseguenze. E per questo io sono d'accordo sul fatto che sapremo gestire la transizione digitale, ma soprattutto quella verde, quella ambientale, se seguiremo le dimensioni sociali, perché senza prendere atto della dimensione sociale la gente non accetterà nulla, ci sarà una grande riluttanza a farlo. Non va bene per l'Europa, non va bene per la nostra posizione nell'economia mondiale, non va bene per la nostra competitività e non va bene per la nostra stabilità politica e sociale. Quindi abbiamo bisogno di una cornice forte, però ora l'attuazione va fatta in modo tale che ci siano tutte le dimensioni, quella sociale, quella dell'istruzione, quella delle competenze professionali, eccetera, eccetera. Quindi è di fondamentale importanza tutto ciò.
perché la dimensione territoriale anche è importante qui in Europa. Non siamo soltanto degli Stati membri, 27, ma siamo centinaia di regioni in Europa e quindi ogni regione ha problematiche diverse e quindi dobbiamo comprendere queste divergenze territoriali e dobbiamo aiutare le regioni che sono maggiormente impattate, diciamo, colpite dalle transizioni. Ed è questa l'idea alla base della politica di coesione, ma anche alla base del concetto della transizione giusta ed equa. Ecco, quindi a livello territoriale dobbiamo intervenire per avere un'Europa sempre più forte. For works and the, social right. Thanks also to Elena Greek. Grazie anche a Elena Greek, se non sbaglio. Grazie Sabrina and Anouk Faber. E siamo davvero ansiosi di rivedervi prossimamente. Grazie a tutti.